ho video, intanto vi sistemo. Ho questi capelli da pazza. Ma va bene, cioè continuerò a toccarmeli nell'arco di tutto il video, infatti mi sta venendo già il nervoso, sono capelli da internare. Comunque, Ho fatto un po' di acquistini, ma va. Cioè, che video mai potrò caricare? Io sono un video haul, io faccio girare l'economia in Italia. Vabbè. Comunque, vi ho già tolto i prodottini dalle scatole, così almeno ci metto meno. Allora, partiamo subito con H&M. Allora, da H&M c'era una promozione quando sono stata, ovvero se voi spendavate un minimo di 40 euro avevate il 20% di sconto sul totale. Per cui ho detto, vabbè, approfittiamo, cioè non è che approfittiamo, ero alla cassa. Avevo speso 39 euro, mi fa, ragazzo, mi fa, vabbè, vuoi approfittare la promozione? Cioè, come dirgli di no? Allora, cosa ho preso? Ho preso questa collanina color argento con tutti questi ciondolini che pendono. E questa l'ho pagata un po' caruccia per i miei gusti, però mi piaceva, pagata 9,99 euro. Poi vado veloce perché ho tantissime cose da farvi vedere. Ho preso questa collanina con il simbolo dell'acchiappasogni in oro, c'era anche in argento, mi sarebbe piaciuta anche in argento, ma non l'ho trovata nel negozio in cui sono stata e questa ho pagato a 4,99. Mentre l'ultima collanina che vi faccio vedere, che ho già utilizzato, intanto come al solito vado su e giù, pagata 3,99, è questa qui con questa piramide, sempre in oro, è questa con questa piramide tridimensionale. Carinissima. Poi ho comprato un pennello, però no, mi sa che non è della collezione quella super mega figa di cosmetici, ma è quella fuffa. Pagato 5,99 ed è, vabbè, si chiama Makeup Brush, io l'ho trovato in cassa ed è questo pennellino qui. Tondo, piccolino, molto fitto, che io volevo usarlo per applicare il blush della neve, quello Blush Garden, io ho il Monday Rose e di solito lo applico con le dita, però a volte mi scoccia perché magari, non so, ce le ho pulite e andarci dentro col dito mi scoccia e questo mi sembra abbastanza piccolino per appunto andare dentro nella confezione e mettermi il blush. Perché io appunto ho quelli della Essence, ma sono tutti tagliati e non entrano, quindi vabbè, questo. E poi ho comprato una confezione di tre smaltini. Allora, vi faccio vedere i colori. Io ho scelto questi. Allora, un rosso, un bordeaux e un viola. Adesso ve li faccio vedere singolarmente. E la confezione costava 14,99. Questi smalti però sono venduti anche singolarmente volendo e io ho scelto quella dei colori più scuri effettivamente. Poi c'era anche una confezione con i toni molto molto chiari, quindi rosino, crema, tutti quei colori lì. Allora adesso vi dico quelli singolarmente se volete prendere. Allora questo è rosso, guardate che rosso fantastico e si chiama Lady Bird, come coccinella in inglese non vorrei dire una stupidata, no? Allora non si vede, non si vedrà mai perché c'è il riflesso, comunque magari ve li scrivo sotto. Poi questo che è proprio un bordeaux, mi scuso ma ho proprio il, no magari sulla giacca bianca, no, proprio il riflesso, quindi un bordeaux. E invece questo si chiama Blueberry Cobbler ed è un viola bellissimo ed è quello che ho io sulle unghie. Comunque, a guardarlo da vicino sembra scuro, poi con la luce è bello chiaro. Comunque questo, 14,99. E poi dal momento che dovevo arrivare a 40 euro, ho visto sempre alla cassa questa Face Palette, che adesso vanno un sacco. Io l'ho vista anche della Essence, ma quando sono andata non c'erano e allora ho detto, vabbè, perché non approfittarne? Questa l'ho pagata 5,99. E anche questa mi sa che non è della linea quella super mega figa di H&M del make-up, ma è quella patocca. E c'è un blush, un highlighter e un bronzer, per cui un trio, cioè in un'unica confezione avete tre prodotti. E mi piace tantissimo, anche perché così almeno quando vado via non devo stare lì a portarmi 200 cose, me ne porto una. E ne ho dentro tre. Per cui con H&M abbiamo finito. Allora facciamo così un repulisti veloce.
Ok. Poi, dove sono andata? Sono stata da Zara in due tranche. Sono andata due volte da Zara e cosa ho comprato? Cosa ho comprato? Allora, ho comprato questo maglioncino che adesso vi faccio vedere sulla gruccia perché mi sono munita di gruccia. Sto diventando super mega professional. Allora, questo maglioncino qui, color fragola, perché è proprio un colore rosso fragola, maniche lunghe, scusate, è stropicciato, ma è rimasto nel sacchetto ed è super mega trasparente, cioè guardate la trama, per cui anche, lo so, nelle serate estive, magari con sotto soltanto il reggiseno, quindi non tiene caldissimo, questa garza qui non tiene caldo, ecco. Vabbè, comunque, questa qui, fatta così, dietro è semplicissima, è molto 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 largo, infatti io ho preso una S e l'ho pagato 17,95. Io vi faccio vedere anche il cartellino così eventualmente se volete sul sito potete andare a vederlo. E c'era, se non erro, il colore che ho preso io, che da lì sembra fucsia, ma vi giuro, rosso fragola. C'era nero e beige. Ho detto, vabbè, dai, Silvia, non fare la solita monotona, prendilo di un altro colore. Mentre la seconda volta che sono stata da Zara, ho preso. Allora, ho preso un po' di cosine. Allora, c'erano i mid seasonal, so che ci sono anche sul sito, quindi andateli a vedere. Io volevo prendere delle scarpe, quelle che fanno adesso, tipo ballerine a punta tutte intrecciate, erano pure scontate, c'era il 40 e io avendo il piede da principessa 41 non c'era, quindi mi stavano troppo piccole. Però ho rimediato. Allora, cosa ho comprato? Ho comprato questo toppettino. Perché volevo abbinarlo con un pantalone che ho preso da Stradivarius, dopo vi farò vedere. Allora, questo crop top ha costine bianche, scollo all'americana e io, questo qua cosa c'è scritto? Cropped. E io ho preso una M, pagato 3,95 euro, quindi va più che bene. Tra l'altro questo manco l'ho provato, quindi ale. Poi, cosa ho preso? Cosa ho preso? Ho preso nella sezione dei saldi, adesso se sapevo io che era tutta aperta, nella sezione dei saldi ho preso questo, come si chiama? Camisier, vabbè, comunque un camicione molto molto lungo. Anche qua sembro una pazza da internare, ma va bene, non è un problema. Allora, ve lo faccio vedere così sperando che si veda qualcosa. Allora, è questo camicione qui, che praticamente è un rettangolo. Allora, è tutto sciupato. Allora, è bigiolino con queste righe grigie ed è lungo, 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 un po' più corto davanti, un po' più lungo dietro, con le manichine corte. E ha questo ghirigori sulle spalle, vedete questi traforini qui. Allora, essendo che è quadrato, mettendoci una cinturina fa un po' schifo. Adesso devo comunque vedere se lasciarlo così tutto aperto e scialloso, con magari un paio di biker boots, oppure usarlo magari aperto con sotto qualcosa, oppure non so, vediamo se con una cinturina riesco ad abbinarlo. E questo costava, io ho preso una S perché è molto grande, costava in origine 39,95, l'ho pagato 19,99, anche perché 39,95 col cavolo che te li davo per una camicia lunga. Poi, sempre nella sezione saldi, ho preso, allora aspettate che tolgo dalla gruccia. Sto andando velocissima, ma perché ho un sacco di cose da farvi vedere. Sempre appunto nella sezione saldi, ho preso questo che però non so. A quanto ho pagato perché non c'è il cartellino. Non è vero, cazzata. Cavolata, c'è. Allora, aspettate che. Oh, signor, non riesco a mettervelo dentro. Ok, allora ho preso questa. Non so se chiamarla blusa, non lo so, è tipo una felpina, ma di cotone, proprio leggera, 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 con questo motivo qui. Quindi è blu, è intrecciato blu, nero, beige, con il collettino che viene su un pezzettino,
Manica tre quarti, se non erro, e non è tanto lunga, cioè un po' più lunga di un crop. E ho preso una M, costava 39,95 e l'ho pagata 19,99. Questa qui, io vi lascio sempre il cartellino, così eventualmente la vedete sulla modella, o appunto se siete interessate potete acquistarla. Poi ho comprato questo paio di ballerine, scarpe, sì, ballerine, fatte così. Allora, appunto, sono a punta, per cui io che ho il 41 non mi fa proprio un piedino da Cenerentola. Comunque, sono quelle che usano adesso. Allora, sono aperte su entrambi i lati. Io le preferivo chiuse, ma va bene. E hanno tutti questi lacci che si intrecciano sul piede e si allacciano poi alla caviglia. E queste le ho pagate 29,95. Mi vergogno a farvi vedere il numero di scarpe che porto, ma ahimè. Sono alta e anche perché le ballerine mi va il 41, mentre delle scarpe col tacco mi va il 40. Vabbè, vai a capire. Poi ero alla cassa e stavo sniffando tutti i profumini che sono lì esposti. E il ragazzo mi fa: "Ma te ne piace qualcuno?" Gli faccio: "Guarda, io odio i profumi dolci, preferisco quelli floreali." E mi fa sentire questo, ed è fotonico, è buonissimo. Ed è questo nella confezione azzurra, Zara Forget Me Not. E prezzato 9,95. E sono 100 ml, per cui. Cioè, alla faccia, adesso ve lo apro così vi faccio vedere anche la boccettina. Cioè, alla faccia, cioè 10 euro per 100 ml, quando magari si vanno a comprare quelli più conosciuti e si spende una fucilata. Ed è questo, ed è molto carino. Buono, 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 buono. Quindi, eventualmente andate a provare i profumini di Zara, perché se non costano tanto e. Sono molto buoni. Quindi con Zara abbiamo concluso. Passiamo a Stradivarius. Allora, Stradivarius cosa ho preso? Allora, un paio di pantaloni di jeans che ce li ho qui tutti stropicciati perché volevo mettere. L'unica cosa è che puzzano tantissimo e quindi prima devo fargli un lavaggio perché puzzano proprio tipo di petrolio, anche perché c'era segnato che macchiano, per cui devo fargli appunto un lavaggio prima di indossarli. Comunque, i pantaloni in questione sono questi, neri. Oh, che novità! Allora, neri hanno gli strappi sulle ginocchia e scendono in fondo un po' tutti rotti, vedete? Ve li faccio vedere sulla mia cosa bianca. Un po' tutti rotti. Questi ho tenuto qui il cartellino. Io ho preso una. Ah, questi qua sono Highways. Sono questi qui. Scusate. Vedi qua vi dà il cartello che c'è la possibilità che macchiano. E io ho preso una 36. Pagata non lo so. Quindi vediamo lo scontrino. 19,95. Quindi jeans pagati 19,95, secondo me si può fare, si può fare. Poi, cosa ho comprato? Ho comprato questo paio di shorts neri, ma va, che gioia, che gioia. Allora, questi fatti con questa trama qui, non sono trasparenti, sono un po' a vita alta, un po' larghi, dietro sono semplicissimi. Questi però io ho preso una S, pagati 19,95. Anche di questo vi lascio il codicino, per cui se volete cercarli sul sito. Mentre sempre a 19,95 e sempre una S, questi qui, ho preso questi perché ormai sono in fissa con i pantaloni larghi. Almeno non mi segna niente. Posso mangiare quanto voglio, che tanto non si vede. Allora, vi faccio vedere. Hanno la cinturina in vita che si può togliere, hanno queste pants, si chiamano pants, non lo so, sul davanti e scendono lunghi, 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 scampanati. Cioè sono praticamente dei pantapalazzo, però lunghi, non quelli che arrivano al polpaccio.
Questi sono classicissimi pantaloni lunghi e volevo metterli con il top di Zara, quindi sono un po' a vita alta e volevo metterci sopra questo. Allora, io con gli acquisti ho finito, ve lo giuro, ho finito. Fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei acquisti, se eventualmente li avete presi anche voi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!